delle chitarre realmente appartenute a Mazzini. E allora
in questa cavatina, visto che si parla di musica stasera, ometterò gran parte del viaggio che solitamente faccio in famigerata armonia e cercherò di arrivare dritto al punto, a raccontarvi della musica di quel periodo. E allora la cavatina recita così: languir per una bella e stare lontano da quella è il più crudel tormento che possa provare un cuore. Ecco, languire non è soltanto desiderare, no, è desiderare al punto di morire. E allora Lindoro desidera al punto di morire, siamo nel pieno del romanticismo, certamente desidera la sua bella, ma se noi trasfigurassimo solo per un momento la donna amata con qualcosa di terzo, di non tangibile, proviamo a togliere languir per una bella e pensare a languir la libertà di espressione, oppure languir uno stato sovrano repubblicano, e stare lontano da quello è il più crudele tormento che possa provare un cor. E Mazzini, giovane, giovanissimo, da dove trae spunto, da queste ideali così prepotenti di libertà, di espressione, di fratellanza dai popoli? Ecco, è un ragazzo che studia, un ragazzo molto intelligente, sa perché è molto cagionevole, nei primi anni di vita purtroppo non vive neanche nella sua casa, va in campagna, spesso su una carrozzina, su una sedia a rotelle, ma la madre, Maria Drago, a cui è legatissimo, si accorge del grande acume, della gran voglia di studiare, e allora, pensate, Mazzini sa tutto lo Jacopo Ortis a memoria, i suoi compagni ci giocano, aprono il libro a caso e lui li recita per filo e per segno tutti i versi. Sa di filosofia, è appassionato di musica e conosce un poeta di qualche anno più giovane, è più vecchio di lui, stiamo parlando della fine del Settecento, un poeta a cui è stata presa una poesia che faceva, all'interno di questa poesia c'era scritto: i tuoi canti tornino ad unire ciò che gli usi rigidamente divisero, tutti gli uomini diventino fratelli dove posa la tua ala soave. Ecco, il poeta era Schiller e un grandissimo musicista della storia della musica mondiale mise in versi questa straordinaria poesia. La musica faceva così. È il leitmotiv della vita di Mazzini. E da dove prende questa ispirazione, però? Ce lo racconta lui stesso, che dice: una domenica dell'aprile del 1821 io passeggiavo giovinetto con mia madre e un vecchio amico della famiglia in Genova per la strada nuova. L'insurrezione piemontese era in quei giorni stata sconfitta, gli insorti s'affollavano cercando salute al mare in Genova, poveri di mezzi, erranti in cerca d'aiuto. I più erano confinati là in San Pier d'Arena aspettando la possibilità di un imbarco, ma molti nostri erano introdotti per la città, un augurio li spiava, indovinando gli allineamenti, alle fogge degli abiti, al piglio guerresco blu, al dolore muto, cupo, che avevano sul volto. Dotato solo un uomo di sentenze severe, bruno, barbuto, con uno sguardo scintillante che non ho mai dimenticato, s'accostò a un tratto fermandosi. Aveva tra le mani un fazzoletto bianco, spiegato e proferì solamente le parole: «Dei proscritti d'Italia!» Mia madre
mia madre e l'amico versarono nel fazzoletto alcune monete ed egli si allontanò per ricominciare con altri. Ecco, quel giorno, scrive Mazzini, fu il primo in cui si affacciasse confusamente all'anima mia, non dirò un pensiero di patria e di libertà, no, ma un pensiero che si poteva e quindi si doveva lottare per la libertà e per la patria. Si organizza Giovane Mazzini, va all'università, iniziano, diciamo, le passioni politiche, coinvolge degli amici, ma a un certo punto comprende che deve rimanere a Genova, la sua città, e di andare a finire in una vera conformazione politica. Fu così che il giovanotto Mazzini, non ancora ventenne, si iscrisse, o meglio, si affiliò alla carboneria. Thank you.